Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti a questo incontro del Giovedì del Parri. Stasera presentiamo un libro molto importante, appena uscito con la terza, un libro di Nicola Labanca, dedicato alla memoria degli internati militari italiani. Il titolo del volume è Prigionieri, internati, resistenti, memorie dell'altra resistenza. Presenterò brevemente l'autore, i due commentatori che sono Michela Ponzani e Luigi Caiani, che saluto, sono collegati con noi. E dopo una mia breve presentazione, come di consueto, lascerò la parola ai due discussant, chiamiamoli all'inglese così, che avranno una ventina di minuti a testa per commentare il libro. È prevista poi una replica dell'autore Nicola Labanca. Di una ventina di minuti anche quella, e questo ci permetterà di avere a disposizione una mezz'oretta finale per la discussione. E vi invito già a porre le domande su Facebook, poi la nostra regia affidata a Igor Pizzirusso, preziosissimo, ci trasferirà le vostre domande. E una breve presentazione: Nicola Labanca, l'autore del volume, insegna storia contemporanea all'Università di Siena. Ciao Nicola, è uno dei principali studiosi italiani di storia militare, di storia coloniale. Basta a questo proposito ricordare il volume Oltremare, Storia dell'espansione coloniale italiana, ovvero fondamentale punto di riferimento, ma è anche uno dei principali studiosi di storia della Seconda Guerra Mondiale e di storia della Resistenza. La sua ricchissima produzione storiografica è conosciuta e molto apprezzata anche sul piano internazionale. Fa parte del comitato scientifico dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, con il quale è anche impegnato alla progettazione scientifica del Museo Nazionale della Resistenza a Milano. Si è occupato di tanti temi, l'abbiamo detto, ma si è occupato anche molto intensamente negli anni proprio del tema degli internati militari italiani. Di recente su questo tema ha curato un importante diario, il diario di Giulio Prunai. Sono tre volumi, veramente un documento straordinario che invito tutti gli interessati a prendere con attenzione. E fra la produzione relativa agli internati militari, a me fa piacere ricordare in questa sede la cura di un volume. Il volume era intitolato Fra sterminio e sfruttamento, militari internati e prigionieri di guerra nella Germania nazista 1939-1945, che Nicola ha curato, è stato pubblicato a Firenze nel 92. Erano gli atti di un importante, molto importante convegno avvenuto l'anno prima a Firenze nel 91, promosso anche dalla sezione fiorentina della NEI, dell'Associazione Nazionale Ex Internati. E lo ricordo anche per un motivo personale, è stato il primo convegno scientifico a cui ho partecipato come spettatore, come spettatore molto attento. In quell'occasione c'era il mio professore Enzo Collotti, ma in quell'occasione ho conosciuto anche Jens Petersen, uno degli storici tedeschi più attenti alla questione della raffigurazione reciproca, e queste due persone sono state dei punti di riferimento per me, Collotti e Petersen. A quel convegno ha partecipato anche uno dei nostri interlocutori di oggi, cioè Luigi Caiani, che ha poi pubblicato in quel volume un importante contributo sugli internati militari italiani nell'economia di guerra nazista. Luigi Caiani è fra i primi ha analizzato le carte tedesche sugli internati militari. Quindi vengo a presentare Luigi. Luigi Caiani ha insegnato storia moderna all'Università La Sapienza di Roma, dove si è occupato di assistenza ai poveri in età moderna, di devozione controriformistica a Roma, di storia della criminalità e della giustizia penale a Roma fra 700 e 800. Ma come vi ho già detto, è anche uno studioso dell'internamento militare. Come allievo, fra l'altro, di Vittorio Emanuele Giuntella, personaggio molto noto, appunto un ex IMI, a sua volta docente, se non sbaglio, dell'età dell'illuminismo presso la Sapienza, e appunto uno storico degli IMI, un intellettuale, uno storico che ha dedicato gran parte della sua vita alla memoria degli IMI, alla storia degli IMI, lavorando molto attivamente con l'Associazione Nazionale Ex Internati.
Ricordo anche che Luigi Caiani è uno dei più autorevoli studiosi ed esperti di didattica della storia a livello non solo italiano ma anche internazionale. Non per niente è stato, se non sbaglio, presidente della Società Internazionale per la Didattica della Storia. E aggiungo una notazione importante anche per questo nostro incontro. Luigi è anche un esperto, un grande esperto, scusate, di politiche della memoria. A questo proposito, ad esempio, ricordo un suo contributo molto puntuale, molto prezioso, sulla legislazione antinegazionista introdotta in Italia nel 2016, che si trova in un volume che ho curato pochi anni fa, Le ombre del passato, Italia e Polonia di fronte alla memoria della Shoah. E last but not least, Michela Ponzani è docente a contratto di storia contemporanea presso l'Università Tor Vergata di Roma, quindi una storica, ma anche una nota e apprezzatissima autrice e conduttrice televisiva di programmi culturali per Rai Storia. Mi piace ricordare qui Il tempo e la storia, che ho avuto il piacere e l'onore anch'io di partecipare alcuni anni fa, e attualmente il programma, un programma molto interessante, Storie Contemporanee, che Michela conduce insieme all'amico e collega Marco Mondini. Anch'io ho avuto il piacere di partecipare proprio a una delle ultime trasmissioni. Ed è una trasmissione importante perché presenta le nuove ricerche storiografiche. E Michela è stata borsista alla Fondazione Luigi Einaudi a Torino, consulente dell'Archivio Storico del Senato della Repubblica, visiting fellow presso il prestigioso Remark Institute della New York University, e ha fatto parte, questo è importante stasera ricordarlo, ha fatto parte del gruppo di ricerca della Commissione Storica Bilaterale Italo-Tedesca, che ha lavorato sugli internati militari in particolar modo, nata proprio da uno dei problemi che erano sorti negli anni 2000, cioè la mancata concessione degli indennizzi agli internati militari italiani. Fra le sue numerose pubblicazioni ne ricordo due in particolare: il volume Figli del nemico, le relazioni d'amore in tempo di guerra 43-48, edito dalla Terza nel 2015, e per Einaudi il volume Guerra alle donne, partigiane, vittime di stupro, amanti del nemico, 1940-45, di questa è uscita da pochissimo una nuova edizione, se non sbaglio, nel 2021, l'anno scorso. E, bene, io credo di aver adeguatamente presentato i nostri ospiti, quindi adesso passo subito loro la parola, cominciando proprio da Michela Ponzani. Prego, Michela. Grazie, grazie Filippo, grazie all'Istituto Parri per questo invito e ovviamente grazie all'autore Nicola Labanca per questo importante volume di cui discutiamo questa sera, dedicato alla memoria della vicenda degli internati militari italiani. È un volume prezioso, devo dire, perché racconta non soltanto delle varie fasi della storiografia, di ciò che è accaduto rispetto alle politiche della memoria, che hanno riguardato le vicende degli IMI nel nostro paese, nell'Italia repubblicana, ma arriva, praticamente fino, ai nostri giorni, parlando, affrontando anche il tema, dei lavori, della commissione, italo-tedesca che tu hai appena citato e, sulla quale mi soffermerò perché, io ho avuto l'onore di far parte del gruppo di ricercatori, all'epoca giovani ricercatori, che si occuparono di ritrovare molte fonti relative alla storia degli internati. È un volume che parla quindi delle alterne fortune della presenza nel racconto pubblico della vicenda degli oltre 600.000 militari italiani fatti prigionieri dopo l'armistizio dell'8 settembre e che affronta anche i nodi, vari nodi relativi alla costruzione della memoria pubblica nel secondo conflitto mondiale. L'autore definisce gli IMI i protagonisti di quello che è stato un vero e proprio primo referendum antifascista, perché la decisione di non aderire alla Repubblica Sociale Italiana, che è una decisione importante, assume i connotati di una vera e propria forma di resistenza.
E nonostante questo, le vicende degli internati militari faticano molto a trovare spazio nel dibattito pubblico dell'Italia del secondo dopoguerra, un'Italia che tende molto a dimenticare tutte quelle vicende che non rientrano nella costruzione di una resistenza militare, militarmente impegnata, ideologicamente impegnata, e che si discostano dalla centralità assegnata alla figura del partigiano combattente, una centralità che finisce per escludere tutte le altre forme di resistenza civile, di lotta disarmata, che però non possono essere considerate semplici cornici all'interno della guerra di liberazione. Una certa attenzione, l'autore lo ricorda, del discorso pubblico alle vicende degli IMI torna negli anni 90. Torna negli anni 90 quando si apre una nuova stagione di studi sugli internati militari in Germania, a partire dalla pubblicazione di due importanti contributi, come quello di Scheiberg, I militari italiani internati nei campi di concentramento, e il libro fondamentale di Gabriele Habermann. Vorrei ricordare anche che gli anni 90, da un punto di vista della narrazione, diciamo così, anche televisiva rispetto a questo tema, sono degli anni importanti, perché probabilmente sollecitano da quelle che all'epoca erano le tristi cronache della guerra del Golfo del 90-91, le guerre nei Balcani, anche la televisione pubblica, anche la RAI cominciò ad interessarsi di questo tema degli internati militari. Ricordo, per esempio, nel 1991, probabilmente sull'ondata emotiva suscitata dalla guerra in Iraq, la televisione italiana mandava in onda un documentario dal titolo Tutti a casa. Un documentario importante che era proprio dedicato alle testimonianze dei reduci delle prigionie in Africa, in Russia, in Germania, e a questi testimoni veniva chiesto di esprimere un giudizio su quelli che erano i più recenti conflitti nei Balcani e in Afghanistan. E poi, qualche anno più tardi, nell'87, Rai 1 avrebbe trasmesso un documentario molto importante di Massimo Sani con la consulenza di Giorgio Rocià, dal titolo Prigionieri, i soldati italiani nei campi di concentramento 40-47. E in questo documentario, per la prima volta, si affrontava non soltanto il tema della prigionia in Germania, ma anche il tema della civilizzazione, la cosiddetta civilizzazione degli IMI, che vengono impiegati come forza lavoro nelle industrie di guerra tedesche. E veniva affrontato, tra l'altro, anche il tema della resistenza dei militari italiani all'estero, soprattutto in Grecia, Cefalonia, Corfù, quindi un documentario importante. Potremmo dire che negli anni 90 si fa un passo in avanti anche rispetto a quella che è la narrazione televisiva di certi temi storici, anche se poi dobbiamo dire che si fanno anche tanti passi indietro, perché, per esempio, nel 92 la RAI si rifiuta di mandare in onda, come ben sappiamo, un documentario che era stato trasmesso dalla BBC, Fascist Legacy, e che era incentrato appunto sulla questione dei crimini di guerra commessi in Etiopia e in Jugoslavia dalle truppe italiane. Ora, l'altra resistenza. L'autore cita molte volte questa definizione, che è una definizione, lo sappiamo, di Alessandro Natta, futuro segretario del Partito Comunista Italiano, parlando appunto della resistenza degli IMI. Una resistenza che diventa un esempio paradigmatico di un passato conteso, di una vera e propria guerra della memoria, in cui l'antifascismo e la memoria della resistenza rischiano di essere definitivamente emarginate, dice l'autore, per fare spazio a quella che è una richiesta sempre più pressante, ed è una richiesta che proviene soprattutto da una certa parte degli schieramenti politici di questo paese. Ci sono pagine che appunto ricordano i vari tentativi dei governi di centrodestra di equiparare, attraverso anche provvedimenti legislativi, le due parti in lotta, la richiesta di una riconciliazione che è fondata sulla cancellazione, sulla rimozione dell'antifascismo come paradigma di fondazione della Repubblica, e che ha, tra le altre cose, finisce per coinvolgere anche le vicende degli IMI. Ora, la vicenda degli IMI è una storia di resistenza, e ci tengo a dire, appunto, è una storia di resistenza certamente differente, rispetto a
una resistenza ideologica, una resistenza partitica che è propria del primo antifascismo, dell'antifascismo politico, diciamo, della generazione rappresentata dai fuoriusciti, da coloro che erano nati in Francia, in Spagna, in Unione Sovietica, e la generazione che si era opposta al fascismo scontando il carcere e il confino. Ma credo che ci sia una sorta di, e questo l'autore lo fa notare spesso nel volume, una vicinanza molto più forte di quanto non si pensi tra la scelta di resistenza degli internati militari e la scelta intesa come atto di disobbedienza radicale, cioè di ribellione al fascismo, che è propria non, della seconda generazione di antifascisti, cioè di quei giovani che a un certo punto decidono di quei resistenti nati e cresciuti durante il regime fascista, che a un certo punto decidono sia arrivato il momento di dare una risposta definitiva, forte e risoluta al fascismo e alla guerra. E questa resistenza ha delle caratteristiche particolari. Ancora una volta, riprendendo ciò che scrive Giorgio Rochat, l'autore lo cita più volte, tra l'altro, si parla di una varietà di comportamenti che avrebbero orientato la scelta di resistenza degli internati militari nei lager nazisti. Una varietà di comportamenti che ovviamente non può essere frutto di una ideologia unica o rappresentare un'opposizione politicamente matura al fascismo, ma sta di fatto che l'atto di resistenza degli internati militari è nel rifiuto di continuare la guerra a fianco del fascismo, e questo rifiuto assume appunto il significato profondo di un atto di resistenza radicale, di ribellione da parte di quella generazione. Ora, dietro la scelta, diciamo, tedesca di imporre lo statuto giuridico di internati militari a questi militari che non sono dei prigionieri, lo sappiamo, no? Non sono dei prigionieri, ma sono. Non possono godere della tutela della Croce Rossa, tutela che secondo la Convenzione di Ginevra del 29 era destinata ai prigionieri. Ecco, dietro questa azione punitiva da parte dei tedeschi ci sono anche delle motivazioni che sono politiche ed economiche. La motivazione politica, lo sappiamo, è quella di dare credibilità alla Repubblica Sociale, perché il rifiuto, di aderire alla Repubblica di Salò, che viene espresso da una larga maggioranza degli internati, fa sì che questa sia una scelta di resistenza perché si preferisce la prigionia piuttosto che entrare a far parte delle forze armate ausiliarie che si stanno ricostituendo in quel momento, e soprattutto mi riferisco alle quattro divisioni che vengono addestrate in Germania. E si tratta anche di una, diciamo così, scelta economica, perché gli internati militari italiani, soldati e sottufficiali, che vengono utilizzati come schiavi nelle industrie belliche del Reich per l'economia di guerra tedesca. Tra l'altro vorrei ricordare che alcuni dei sopravvissuti del gruppo di Colonia, cioè dei 360 che furono mandati a lavorare presso l'azienda Glanzstoff di Colonia, grazie a questo gruppo di sopravvissuti si è aperta una stagione storiografica relativa all'esperienza dell'internamento, che ha permesso di conoscere anche altri aspetti dell'internamento, dello sfruttamento economico. Ricordo, per esempio, negli anni Ottanta queste associazioni iniziarono a invitare storici accademici ai loro convegni, e per esempio nel 1985 si tenne a Firenze un importante convegno organizzato da Nicola Della Santa, diciamo, lo avete ricordato prima, ci sono dei saggi importanti, Giorgio Rochat, per esempio, si espresse molto sulla memorialistica degli ufficiali, lo stesso Luigi Cagliani, che è qui stasera con noi, sulla condizione del lavoro degli internati militari. E quindi per la prima volta, utilizzando un ampio materiale d'archivio tedesco che proveniva da Friburgo, da Bonn, da Coblenza,
e anche il materiale della Croce Rossa Internazionale, si iniziava a riflettere appunto sul trattamento che le forze tedesche avevano imposto agli internati militari utilizzati come forza lavoro nell'industria di guerra. Allora, l'autore, e questa è una cosa su cui vorrei soffermarmi perché trovo particolarmente interessante. A un certo punto, parlando di questa vicenda, di questa lunga durata nella memoria, diciamo così, della questione degli internati militari che non trovano giustizia, non trovano spazio nella costruzione della memoria pubblica e poi non trovano giustizia nemmeno quando tentano di ottenere dei risarcimenti per il danno subito. Parla di un cortocircuito, cioè di un insieme di torsioni interpretative presenti nel dibattito pubblico, non solo nel dibattito storiografico, che vanno ad agire come elementi che tolgono dignità all'azione di resistenza dei militari italiani. E in questo senso l'autore spende delle parole molto critiche sui lavori della commissione italo-tedesca. Lo ricordo, la commissione italo-tedesca, voluta nel 2008 per volontà dei ministeri degli affari esteri d'Italia e della Repubblica Federale di Germania, aveva un preciso intento, cioè quello di, come tutte le commissioni che nascono in questo periodo, quello di favorire una riconciliazione nei rapporti italo-tedeschi sui temi della memoria. E in questo senso la storia degli internati militari costituiva uno dei nodi fondamentali nel rapporto tra Italia e Germania. E questa commissione è un'occasione mancata, secondo l'autore, un'occasione mancata perché di fatto va a congelare tutte quelle richieste di indennizzo che gli ex internati sopravvissuti avevano richiesto nel corso del tempo, e nelle sue raccomandazioni finali, il suo rapporto finale nelle raccomandazioni, richiama più volte alla necessità di costruire una comune cultura della memoria. Ora, noi adesso potremmo ragionare, ci siamo riusciti o no, era giusto favorire una comune cultura della memoria? Di fatto dobbiamo anzitutto notare che grazie ai finanziamenti importanti arrivati da Berlino abbiamo potuto inaugurare una stagione ambiziosa di studi, per esempio la stagione che ha permesso di costruire l'Atlante delle stragi nazifasciste e quindi diciamo così di recuperare tutta una storia, una ricerca che altrimenti non avrebbe potuto essere condotta. Tuttavia, dobbiamo anche notare, probabilmente ha ragione l'autore nel farlo, che questa volontà di favorire nuove ricerche e di porre nuova attenzione a quelle che sono le stragi nazifasciste, attraverso la ricerca sull'Atlante delle stragi, attraverso altre importanti iniziative che hanno contribuito nel corso del tempo a valorizzare stragi, per esempio come Caiazzo, Civitella Valdichiana, Sant'Anna di Stazzema, si nasconde dietro questa volontà una sorta di compensazione memoriale, come la definisce l'autore, che certamente non permette diciamo così, riflettere appieno su quella che è stata l'esperienza resistenziale degli IMI. Certamente ci sono stati degli elementi positivi nei lavori della Commissione. Io ricordo, per esempio, che durante quei lavori riuscimmo a consultare una fonte che fino ad allora era rimasta nascosta. Presso l'archivio segreto Vaticano, le carte dell'Ufficio Informazioni Vaticano per i prigionieri di guerra, con centinaia di migliaia di lettere, di cartoline, di diari, di memorie scritte, che permettevano di, attraverso una sorta di osservatorio privilegiato, potremmo dire, di comprendere quella che era stata l'opera di soccorso, a protezione degli internati militari da parte del Vaticano, nel tentativo di trasmettere ai familiari delle notizie sui prigionieri di guerra, di dare assistenza anche morale e spirituale, e che permettevano un po' di arricchire il quadro
memoriale rispetto a questa questione dell'IMI. Certo, c'è stato poi un altro importante elemento a favore della commissione. Cioè, per esempio, grazie ai lavori di ricerca della commissione italo-tedesca è stato possibile dare vita all'albo degli internati militari caduti, cioè un'impresa, lo ricordava, lo ha spesso ricordato Lutz Klinkhammer, un'impresa di enorme importanza, perché ha permesso per la prima volta di dedicare, diciamo, uno studio importante, di ricostruire qualcosa di importante, così come era stato fatto, per esempio, per gli ebrei deportati dall'Italia nei campi di sterminio con il libro della Liliana Picciotto, come era stato fatto, per esempio, per gli italiani deportati per motivi politici con il libro dei deportati curato da Brunello Mantelli e da Nicola Tralfaglia. Insomma, ha colmato un buco questo albo degli IMI caduti. E secondo Klinkhammer ha anche avuto un altro vantaggio, cioè quello di permettere attraverso una banca dati di confrontare diverse fonti, che sono fonti tedesche, sono fonti che vengono dal Ministero della Difesa, dal Ministero delle Finanze, insomma fonti che fino ad allora non erano state molto prese in considerazione o comunque valutate. E lo stesso Klinkhammer ricordava, parlando della banca dati, che è un progetto importante che ha voluto l'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia e dall'Internamento, ha permesso di operare delle riflessioni importanti non soltanto sui luoghi di internamento, ma anche su i luoghi dell'impiego lavorativo degli italiani, sulle cause di morte, le percentuali nei singoli campi, sulle modalità con cui il lavoro coatto si trasformava e trasformava gli internati militari in lavoratori liberi, sui rapporti che questi militari avevano con le popolazioni civili, i contatti con le popolazioni civili. Quindi tutta una serie di fattori che stanno dietro questo importante progetto. Un'ultima, diciamo, particolarità positiva che lo stesso Klinkhammer ricordava era che grazie a questo lavoro dell'albo dei caduti, l'opinione pubblica era stata sensibilizzata. Grazie al coinvolgimento dei familiari degli internati militari che consegnarono per la banca dati documenti e oggetti dei loro cari, c'era stata una sensibilizzazione importante dell'opinione pubblica. E questo, secondo Klinkhammer, ma io sono fondamentalmente d'accordo con questa sollecitazione, si è in qualche modo andata a recuperare attraverso questa operazione. C'è stato un recupero della memoria degli internati militari a livello nazionale, al quale la stessa commissione di storici non aveva pensato inizialmente, perché la commissione di storici aveva un'altra finalità, non certo quella di favorire un recupero della memoria degli internati militari a livello nazionale. È stato una sorta di effetto collaterale involontario, ma ovviamente positivo. Che forse avrebbe dovuto trovare un po' più di spazio, questo sì, nelle raccomandazioni finali della commissione. Dunque, è vero ciò che dice l'autore, che con i lavori della commissione italo-tedesca, con la Fondazione Memoria per il Futuro, in qualche modo lo Stato tedesco si è garantito un ruolo importante nella formulazione, nella riformulazione, se vogliamo, della memoria pubblica italiana rispetto alla Seconda Guerra Mondiale. Ed è vero quello che dice, che da storici non possiamo pensare che siano soltanto i nostri studi a nutrire la memoria nazionale, perché la memoria di una nazione si nutre anche di altro, anche di lavori che come quelli della Commissione vengono svolti. Dunque, se in questi anni si è parlato rispetto alla vicenda degli IMI sempre più di poveri italiani prigionieri di cattivi tedeschi, sempre meno di altra resistenza, lo si deve anche all'affermarsi di una narrazione che ha finito per svuotare di senso le ragioni dell'antifascismo, e che si fonda su una sorta di, potremmo dire, contestazione di legittimità
della resistenza e dei suoi valori. Allora, io diciamo, chiudo questo intervento rilanciando una domanda e una considerazione, una riflessione all'autore del libro, a Nicola, perché noi abbiamo, lui parla in questo, diciamo, in questo libro dell'era della post-memoria, così la definisce, no? Noi siamo nell'era della post-memoria. In altri termini, l'Italia dice nelle conclusioni dei prossimi anni, ovviamente da storici noi non possiamo fare previsioni per il futuro, ma dice l'Italia dei prossimi anni non sarà certamente quella che nel dopoguerra non voleva sentir parlare degli IMI, non sarà quella che negli anni 50 e 60 ha favorito la produzione della memorialistica e quindi ha fatto sì che l'esperienza degli internati militari uscisse fuori dall'oblio e trovasse spazio anche nel dibattito pubblico. Non siamo nemmeno negli anni 80-90 in cui la memoria dell'internamento ritrovava un senso, ricongiungendo l'esperienza degli ufficiali e dei soldati all'esperienza della resistenza e della liberazione. Siamo in un clima che tende, cito testualmente, a de-resistenzializzare la presenza degli IMI nella storia della guerra di liberazione. Ed è un fattore che coincide, secondo me, questa è una domanda che vorrei porti, se tu pensi che questa de-resistenzializzazione in qualche modo degli IMI, ma potremmo dire anche di altre categorie di resistenti, sia l'altra faccia di una sorta di defascistizzazione retroattiva del regime, della storia del regime, l'altra faccia di una sorta di visione edulcorata del regime che viene privata dei suoi elementi violenti, repressivi e criminali e che tende a descrivere sempre di più il fascismo come una dittatura del welfare. E se pensi, visto anche, diciamo così, che tu parli di approccio dialogico nella ricostruzione della vicenda degli IMI, se pensi che sarà possibile, auspicabile, come stiamo, visto che comunque a partire dal nostro Presidente della Repubblica Mattarella si parla sempre di più di memoria europea riconciliata, quale spazio la vicenda della resistenza degli internati militari possa trovare all'interno di questa costruzione e di questa narrazione. Grazie. Grazie mille Michela Ponzani, molto interessante, hai posto in evidenza un nodo spinoso ma anche cruciale, cioè il ruolo della commissione storica italo-tedesca di cui hai fatto parte, quindi non c'era dubbio che ne avresti parlato, diciamo. E mi limito a fare un'osservazione, cioè le raccomandazioni avanzate dalla Commissione in riferimento agli internati militari italiani sono state tutte, diciamo, prese in considerazione e sono state tutte realizzate attraverso il finanziamento del Fondo italo-tedesco per il futuro. Non solo l'albo degli IMI, l'albo biografico, quello in cui hai fatto riferimento, ma principalmente i tre luoghi della memoria di cui si parlava nel rapporto finale. Vale a dire una parte dedicata agli IMI nel centro di documentazione di Berlino, Nidschoneweide, l'ammodernamento, ampliamento del museo dell'internamento a Padova gestito alla NEI e la realizzazione di un museo a Roma, no? Che è quello dell'NRP. Mi chiedo, pongo una domanda, cioè rilancio una domanda oltre a quella che hai fatto tu all'autore. La domanda è questa, non so se l'autore crede che queste misure, queste politiche della memoria sugli IMI, realizzate sulla base delle raccomandazioni della Commissione, abbiano avuto una responsabilità nel processo di deresistenzializzazione degli IMI, perché io non credo che ci sia un rapporto immediato. Così, prendendo la questione degli indennizi, che effettivamente è una grande questione. No? Gli internati militari italiani sono forse una delle pochissime categorie residue di vittime del nazismo e non hanno ottenuto niente. Anche i prigionieri di guerra russi, polacchi, hanno avuto alla fine qualcosa, gli internati militari no. Però chiedo anche qui, qualora fossero stati indennizzati,
E è giusto che fossero indennizzati, lo dico anche, diciamo, guardando alla mia famiglia. Io ho due zii, un fratello e mia nonna, soldato italiano fucilato a Rodi. Insomma, un po' di indennizzi forse potevano arrivare anche in famiglia. Ecco, ora lasciate, ora faccio un po' una battuta, ma ovviamente sono ben cosciente di quanta sofferenza grondi questa storia familiare, figuriamoci. Ecco, allora però la domanda è questa: ma non è che la concessione degli indennizi avrebbe avuto un effetto, quale effetto avrebbe avuto sul processo di deresistenzializzazione e resistenzializzazione degli IMI? Perché ho il sospetto, magari, che concedere gli IMI, concedere indennizzi agli IMI e quindi considerare gli IMI come vittime. Non è che andrebbe contro la deresistenzializzazione. Cioè, sono due cose, sono state trattate come due cose separate, come ben sappiamo. La questione dell'indennizzo è stata affidata alla Corte internazionale dell'AIA, che ha fatto quel pronunciamento nel 2012. È una questione molto complessa. Però ecco, no, perché mi sembra molto interessante e molto importante ragionare sui due elementi, no? Questione degli indennizzi, politiche della memoria messe in atto dai due governi. Qui mi fermo, e passo immediatamente la parola a Luigi Caiani. Prego, Luigi. Eccomi, grazie. Dunque, io ho molto apprezzato il libro perché rappresenta una ricostruzione completa, come finora non avevo mai visto, di tutta la vicenda degli internati militari italiani nell'Italia repubblicana, passando appunto attraverso le varie fasi e mettendo bene in luce il cambiamento di paradigma che si ha a partire dall'inizio degli anni 2000, in cui appunto avviene questo processo che la banca definisce di deresistenzializzazione. E fra l'altro in questa ricostruzione ci sono due cose che io ho particolarmente apprezzato. In primo luogo, la presentazione delle diverse politiche delle due associazioni che si sono occupate della loro vicenda, ovvero sia l'Associazione Nazionale Ex Internati e l'Associazione Nazionale Reduci della Prigionia, delle quali la banca mette luce benissimo e direi anche con molta franchezza, cosa ancora più apprezzabile, le diverse strategie, senza appunto nascondere alcune critiche che io ritengo ben fondate. L'altro aspetto molto interessante è il lavoro che lui fa su alcuni provvedimenti legislativi, collegati fra l'altro, cosa che probabilmente a molti è sfuggita, all'istituzione del giorno della memoria, mostrando per l'ennesima volta, vorrei dire, quanto sono contorte, piene di compromessi, di non detti, di manipolazioni, queste operazioni politiche sulla storia e sulla memoria. Ce ne sono appunto non soltanto in Italia, è ormai diventata, diciamo, una pratica corrente quello di fare politica attraverso dichiarazioni sulla storia, erezioni di monumenti e così via. Quindi, sotto questo punto di vista, è un libro che non solo mi è piaciuto, ma che ritengo che sia veramente, veramente utile. Fra l'altro non soltanto per la vicenda degli IMI, ma per una riflessione più generale sul cambiamento di paradigma della resistenza all'interno della cultura italiana. Però mi vorrei soffermare soprattutto sul problema della memoria, che costituisce la cornice fondamentale del volume e che poi porta Nicola Labanca a fare alcune valutazioni, alcuni auspici per il futuro. Allora, la questione della memoria è particolarmente complicata. Non esiste ancora, mi sembra, una tassonomia accettata dalla maggior parte degli studiosi sulle sue varie articolazioni fra pubblico e privato e soprattutto nello spazio pubblico. La banca sceglie un approccio, mutuandolo da Paolo Jedlowski, secondo cui la memoria pubblica è la memoria nella sfera pubblica. Quindi, scegliendo una visione onnicomprensiva di tutte le manifestazioni relative alla storia che si hanno nella sfera pubblica. E io preferisco un approccio invece che tende soprattutto a distinguere manifestazioni e attori. È un approccio ispirato da un lato alla concezione
delle rappresentazioni sociali di Durkheim e di Moscovici, e dall'altro dalla visione soprattutto tedesca di Wernher Rosen della cultura storica. Quindi l'insieme di queste manifestazioni che però appunto vanno viste secondo i vari attori. Ora, nel caso degli IMI, noi abbiamo tre attori che definiscono il discorso sulla loro vicenda. In primo luogo gli storici. E non tutto il lavoro degli storici appartiene alla sfera pubblica, potremmo anche usare il termine più corrente di public history. Poi c'è quella che potremmo definire la memoria collettiva, ovvero sia la memoria coltivata dalle associazioni che raccolgono appunto i protagonisti di questa vicenda. E poi abbiamo i politici. Naturalmente questi tre attori interagiscono fra di loro, ma quello che manca, a mio avviso, è proprio la memoria pubblica. Se voi fate il paragone con una serie di eventi della storia italiana del Novecento, prendiamo per esempio la guerra d'Etiopia, la Resistenza, e all'interno della Resistenza Cefalonia, Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto, le fosse ardeatine. Sono tutti elementi presenti nella memoria pubblica perché non si svolgono soltanto all'interno di questi attori, diciamo, specializzati, come quei tre che agiscono nel campo della storia degli IMI, bensì coinvolgono un pubblico non specialistico. Non c'è stato un eco del rapporto, per esempio, fra l'esperienza degli IMI e la Resistenza all'interno di un dibattito pubblico, così come invece c'è, per esempio, un eco costante delle fosse ardeatine. Pensiamo poi alle foibe, pensiamo addirittura allo sterminio degli ebrei e così via. Quindi la cosa che colpisce è che la vicenda degli IMI, anche sotto questo punto di vista, più delicato, meno, se volete, tecnico dal punto di vista della riflessione storiografica e politica, ovvero sia il rapporto con la Resistenza, se sono stati o no parte della Resistenza, in realtà non ha suscitato un dibattito pubblico. Naturalmente questa mia impressione dovrebbe essere corroborata da una ricerca, ma intanto io suggerirei un lavoro che è abbastanza facile fare e che non è privo di significato, cioè chiedere per esempio a degli studenti di primo anno d'università, magari non studenti di storia perché è probabile che loro siano già abbastanza informati per interesse personale, che cosa sanno di vari episodi, per esempio appunto le fosse ardeatine, le foibe, Marzabotto e gli internati militari. Ho l'impressione che sugli internati militari avrebbero ben poco da dire, probabilmente nulla. A parte, diciamo, questa proposta di ricerca, io potrei appoggiarmi su un indizio che mi sembra non irrilevante, ovvero sia come e quanto i manuali di storia parlano della vicenda degli IMI. Proprio in occasione di questo incontro di questo pomeriggio, io ho fatto una ricerca su 17 manuali attualmente in uso nei licei italiani, per vedere appunto se e come parlano degli internati militari. Allora, in 16 di essi la questione viene puramente accennata. Non si parla del significato della definizione di IMI, non si fa nessun riferimento alla Resistenza, si parla semplicemente del disarmo dell'esercito italiano. Soltanto uno di questi manuali, quello di De Luna e Merigi, spiega che cosa significa l'essere stati trasformati in internati militari, parla del rifiuto dell'adesione, anche se come un errore che sarebbe forse stato facile evitare, dicendo che solo il 2% aderì alla Repubblica Sociale, ma non dice nulla del rapporto con la Resistenza. Ora, i manuali di storia sono un sintomo di un, diciamo, senso comune storiografico intorno a una certa serie di questioni, laddove appunto questi manuali parlano ampiamente dei crimini italiani in Etiopia, non tutti, ma molti dei crimini italiani nei Balcani e così via, quindi insomma una differenza significativa. Fra l'altro, è interessante e corrobora la tesi di Labanca sul cambiamento di paradigma,
fare il confronto con una ricerca che fece una trentina d'anni fa su sollecitazione di Giuntella, proprio nello stesso contesto. In quell'occasione lavorai su 12 manuali per le medie e su 19 per i licei. Ora, alcuni manuali allora ancora non parlavano, siamo negli anni 90, no? Quindi proprio nel mezzo del periodo in cui comincia a svilupparsi la riflessione la ricerca sulla storia degli IMI e sul loro rapporto con la resistenza. Allora, molti manuali proprio ignorano la vicenda, alcuni ne parlano, ma significativamente un manuale per le medie, il Caocci, e due manuali per le superiori, il Camera Fabietti e il Desideri, quindi no, manuali diciamo marginali, al contrario. Non solo parlano degli IMI, ne parlano diffusamente, anche con delle ampie citazioni dalla memorialistica, ma mettono proprio la loro esperienza in contatto con quella della Resistenza. Quindi, sotto un certo punto di vista, possiamo dire che oggi i manuali, e forse non solo i manuali, ma anche, diciamo, l'opinione pubblica, sono molto meno attenti sia alla vicenda degli IMI, sia, soprattutto, all'inserimento nella loro esperienza all'interno della resistenza. Però oggi non mi sembra che ci sia una memoria pubblica, non mi sembra che, a differenza di tanti altri episodi della storia italiana del Novecento, ci sia una presenza di questo problema nel dibattito pubblico. E questo mi porta all'ultima parte, appunto, del libro di Nicola Labanca, le conclusioni, in cui lui, riprendendo le riflessioni di Aleida Asman sulle varie forme della memoria, che culminano in quella memoria dialogica che serve appunto a far incontrare coloro che sono portatori di memorie conflittuali e a trovare un superamento del conflitto, anche se non una memoria condivisa, a mio avviso l'idea di una memoria condivisa è un ossimoro, perché la memoria è comunque fortemente legata all'esperienza. Si può avere una storia condivisa quando storici che hanno un diverso retroterra culturale e di esperienza si incontrano. E grazie a una comune epistemologia, grazie al lavoro comune su certe fonti, possono trovare, non necessariamente, ma storici seri, possono trovare un accordo sulla ricostruzione di certi eventi, mettendo in luce, fra l'altro, ambiguità, errori e crimini di entrambe le parti. E questa questione di una memoria condivisa è una questione che, fra l'altro, si ritrova molto nell'insegnamento della storia in contesti post-conflittuali. E anche lì il problema è sempre quello che praticamente è impossibile ottenere un incontro, se non magari come è avvenuto in certe cose, per esempio fra israeliani e palestinesi, un incontro di tipo emotivo, no? Ma che in realtà è limitato a coloro che lo stanno facendo questo incontro. Ma appunto una memoria condivisa, lo dicevo prima, è un ossimoro, laddove invece si può lavorare su una ricerca storica che porti a delle conclusioni comuni. E qui arriva il problema, un problema duplice, sia quello appunto dell'incontro fra tedeschi e italiani, o per meglio dire fra storici tedeschi e storici italiani, un incontro appunto i cui risultati sono stati criticati da Nicola Labanca, non soltanto per le conseguenze che possono aver avuto sul piano politico, ma anche per alcune aporie di carattere storiografico, in particolare il rapporto con la Resistenza. E poi l'altra proposta, quella che noi troviamo esplicitamente alla fine del volume, è che ci sia un superamento a livello del dibattito italiano, di questa differenza fra coloro che ritengono che la vicenda degli IMI sia legittimamente parte
della resistenza, tra l'altro una visione allargata della resistenza che viene condivisa anche dalla storiografia tedesca, no? Basta pensare appunto alla grande collezione della Bayern che distingue, collegandole però fra Widerstand, opposizione e resistenza. E Nicola La Banca fa una presentazione critica molto interessante degli storici italiani che sono su un fronte o sull'altro. Questi storici che appunto, soprattutto recentemente, tendono a deresistenzializzare l'esperienza degli immigrati, ancorché proprio oggi ci siano ancora altri storici che invece continuano a ritenere che la vicenda degli immigrati faccia parte della resistenza. E a questo punto io mi chiedo se si possa andare avanti su questa strada, se si possa andare avanti e trovare un punto di accordo sul fatto se gli IMI effettivamente siano stati parte della resistenza. È molto interessante quanto dice Nicola La Banca, sottolineando l'esistenza di uno Zeitgeist postmoderno della spoliticizzazione, che, come diceva del resto anche Michela, noi troviamo diffuso addirittura questa, diciamo, nuova visione, non so se dire edulcorata, ma comunque piena di distinguo della dittatura fascista. Io a questo aggiungerei, e su questo penso di concludere, che forse in questa deresistenzializzazione dell'esperienza degli IMI, ma anche appunto una depoliticizzazione, un depotenziamento dell'esperienza della resistenza, ci sia forse non soltanto uno zeitgeist politico postmoderno, ma anche una penetrazione del paradigma, non oserei dire epistemologia, postmoderna all'interno della ricerca storica. Ovvero sia, mi chiederei se anche in alcuni storici che oggi appunto tendono a questa deresistenzializzazione, non ci sia oltre o forse a parte una valutazione politica, uno zeitgeist politico, anche appunto un atteggiamento postmoderno che porta a valorizzare fino a assolutizzarlo il dettaglio che porta a assolutizzare la tessera del mosaico perdendo di vista il mosaico, per cui, come troviamo molte volte in approcci postmoderni alla storia, per cui si dimentica o addirittura si rifiuta la grande interpretazione di un fenomeno in cui tutti gli elementi vengono poi messi insieme e viene attribuita loro una gerarchia interpretativa, e invece appunto tutte le varie esperienze vengono poste tutte quante sullo stesso piano senza nessun tipo di interpretazione. Ecco, è chiaro che in tutte le vicende umane, la resistenza, l'internamento militare e così via, ci sono state posizioni, scelte molto diverse, no? Compreso l'opportunismo che c'è, che fra l'altro appunto viene fuori anche da questo diario di Prunai che Nicola La Banca ha pubblicato. Però questo non vuol dire che alla fine non si dia un'interpretazione storica del complesso di una vicenda. Quindi io aggiungerei appunto il dubbio che si stia affermando non soltanto un postmodernismo politico, ma anche un postmodernismo storiografico. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie, grazie mille Luigi, delle riflessioni molto penetranti e molto stimolanti. Ne aggiungo una qua alla tua riflessione sulla poca o nulla memoria pubblica degli IMI, e cioè poca o nulla memoria pubblica a fronte di tanta, tanta testimonianza, tante testimonianze e anche una cospicua memoria istituzionale. A livello istituzionale non c'è discorso in cui non si inseriscano gli IMI. Allora, mi piacerebbe appunto, come dire,
rendere ancora più complesso il quadro, perché io tendenzialmente sono abbastanza d'accordo con te, insomma, si rileva una mancanza di dibattito, no? Questo però, piccolo inciso, e poi passo subito la parola a Nicola Labanca, che scalpiterà per rispondere a tutte le vostre sollecitazioni. No, scherzo, sto scherzando. Laddove tu noti che manca una memoria pubblica, nel senso che manca un dibattito pubblico sull'IMI, questo sono d'accordo, però allora da questo punto di vista, come dire, è fondata l'interpretazione di Nicola Labanca della memoria alla Jedlowski come diciamo, articolazione, interazione dei discorsi pubblici appunto sulla memoria, sulla storia, sulla memoria. Probabilmente entrambi i vostri approcci funzionano, e questo mi sento di dire. Ma ora mi fermo qua perché siamo andati avanti, siamo già quasi alle 7, quindi do immediatamente la parola a Nicola Rapacca. Grazie Nicola, prego. Grazie a voi, grazie all'Istituto Parri che ha voluto organizzare questa presentazione, questa prima presentazione, cui spero ne seguiranno altri in altri luoghi e con altri attori, ma sono molto grato all'Istituto, a cui ovviamente sono assai affezionato. Grazie ai lettori che noi lo sappiamo, ahimè, per disfunzioni postali di vario tipo e altre di vario tipo, diciamo, hanno dovuto leggere un mattone rapidamente, quindi grazie per la loro gentilezza. E già questo per me sarebbe un segno positivo e di ringraziamento. Aggiungo a questo un ringraziamento per le parole positive, e visto il tema non scontato, valgono doppio, perché quando si dice, appunto, come ho sentito, ci sono aspetti di interesse in queste pagine, beh, insomma, diciamo, fa piacere all'autore. Allora, gli apprezzamenti non sono scontati su questo tema, e mi pare di aver colto che c'è concordanza sul mio giudizio di un doppio cambiamento di paradigma, perché fino adesso se ne insisteva soprattutto su uno, l'altro si taceva completamente, cioè si diceva prima non si parlava mai di Tellati, adesso se ne parla. Brutalizzo schematicamente. E intanto non si precisava da quando se ne parla, e obiettivamente, come sia Michela sia Gigi hanno sottolineato, è dagli anni 80-90. Quindi questo cambiamento storiografico ha un nome e un cognome, ha nomi e cognomi di un'intemperia culturale di una certa parte della storiografia. Poi, come hanno rilevato, appunto, come anche Caiani ha detto esplicitamente, c'è un altro cambiamento di paradigma dal 2000 in poi, e questo, diciamo, non era stato fatto emergere. Il mio non è un libro sulla memoria della resistenza o sulle memorie delle resistenze, eccetera. Si ritaglia una piccola parte, ma su quella piccola parte vuole essere abbastanza approfondito, anche se non esaustivo. Dirò in fondo quante cose ancora mi piacerebbe fossero studiate. Ecco, su quell'aspetto specifico degli internati militari, obiettivamente dalla fine degli anni 90, dai primi anni 2000, qualcosa cambia. Questo qualcosa cambia, cambia nelle istituzioni, nella politica, negli attori della memoria menzionati da Caiani, e poi, ahimè, cambia anche negli italiani in generale, cambia persino nei familiari degli internati. I testi che loro vanno ripubblicando possono essere dei loro avi, possono essere un metro. Quindi c'è un'interazione forte tra memoria pubblica e memoria privata in un circuito complesso. Io ho voluto mettere in evidenza alcune ambiguità. E ovviamente ambiguità non secondarie e su punti non secondari. Per esempio, il punto più alto del cambiamento di paradigma degli anni 80-90, cioè il testo della concessione della medaglia d'oro al valor militare, perché che se ne dica, è il punto più alto che uno Stato in questo campo può fare. E ahimè, già lì c'era qualche problematicità. Problematicità che si sono moltiplicate con il testo della legge istitutiva della memoria.
Ho parlato di questo con Michele Sarfatti prima di scrivere il volume e Michele mi confermava che, a parte un suo articolo, mi pare nessuno abbia studiato su fonti la nascita del giorno della memoria. E io l'ho fatto per la parte che riguardava gli internati militari sulla base delle fonti pubbliche, che sono però numerose, a partire da quelle delle Camere. E da lì emerge immediatamente questa ambiguità, per cui è vero che a livello internazionale nei giorni della memoria sono ricordate tutte le vittime, non in tutti i paesi, e quindi forse questo italiano potrebbe essere apparentabile a questo caso europeo. Ma attenzione, le modalità, non è solo il fatto, è la modalità, del fatto che in Italia un po' inquieta perché si sono mescolate cose, mescolate parificandole, questo è il punto. Cose di grande rilevanza, di diversa rilevanza, il genocidio, degli italiani ebrei e la cattura e la deportazione, di militari, prigionieri. Ecco, insomma, questa ambiguità poi si riverbera su tante cose, su una pluralità di attori. Ha detto molto bene Michela Pozzani, a un certo punto dice: non sono prigionieri, lo sappiamo, mi sono scritto le sue parole, le sue 5 parole, ma lo sappiamo noi. Molti italiani oggi, a causa di questi cambiamenti di paradigma e a causa dell'assenza di memoria pubblica, su cui ritornerò nel senso che Gigi ha sottolineato, molti non lo sanno. E sempre meno sanno che sono stati resistenti, sempre meno sono invogliati a sapere che hanno commesso atti di resistenza e sempre più invece sono portati a ritenere che siano stati dei semplici maltrattati, perché il vittimismo impera anche su questo fronte. Quindi, se abbiamo concordanza su questo, per me, come autore, insomma, trovo soddisfazione. Alcuni punti. La definizione di memoria su cui è intervenuto Gigi. Ovviamente potremmo discutere moltissimo, io non ho ampliato la parte relativa a questo. Ritengo però che non v'è opposizione fra le due interpretazioni, perché è, secondo la parola di Jedlowski, è la memoria della sfera pubblica, non nella sfera, la memoria della sfera pubblica, cioè di quelli che ne parlano. Le questioni a cui faceva riferimento Cajani sono alla quantità della memoria pubblica, più tanto. E invece noi non dobbiamo, fino a che non abbiamo delle indagini multiscopo, tipo multiscopo Istat, che ci garantiscano, scientificamente di quanto e chi ricorda. Io sulla quantità della memoria sarei molto attento. Ad esempio, se dovessimo fare l'inchiesta sugli studenti di primo anno da Cajani proposta, ma se io credo che il risultato sconfortante non sarebbe solo sugli internati militari o in generale sulla resistenza. La differenza tra Prima Guerra Mondiale e Prima Guerra Punica si sfuma in molti studenti di primo anno, è solo uno studio approfondito. Quindi, se prendiamo quella via, è chiaro che il pessimismo. Vediamo chi ne parla. Proposto di. Tra quelli che ne parlano, ho cercato di esaminare una pluralità di attori, a differenza che spesso è stato fatto la storiografia. Cioè. E questa pluralità di attori, nel ventennio, trentennio ultimo, mi restituisce, sia pur con delle differenze, quest'immagine di imi poveri prigionieri, su più parti, da più fondi. Quindi una conferma dell'ambiguità che in alto loco è stata scritta nelle tavole della legge, se le leggi hanno questo senso. Certo, molte altre cose sarebbero da studiare, anche solo sugli internati militari. Per esempio, Michela giustamente ha fatto, poi arriverò a domande più esplicite che avete fatto, ma Michela ha fatto ha sollevato la questione della televisione. Certo, riuscissimo a fare uno studio vero. Ci sono già studi sulla resistenza alla televisione, sulla Seconda Guerra Mondiale,
e la televisione, o addirittura sulla storia e la televisione. Però farla approfondita sui vari attori della Resistenza, su come sono stato trattato nei vari programmi, ai vari livelli, nelle varie epoche, veramente sarebbe una cosa molto importante. Come anche i manuali di storia. Cajani in questo è espertissimo, un po' per altre ragioni, manuali di storia li abbiamo tutti studiati. Il punto è che vanno studiati nella loro tendenziale interità. Dell'insieme, perché prenderne alcuni è un po' rischioso. Certo, dall'esempio che lui ha fatto, il confronto dello studio suo degli anni 90 e quello odierno conferma che siamo nel clima dell'ambiguità, della liquidità a cui facevo riferimento. Ma un altro studio che andrebbe fatto, per esempio, sulla stampa quotidiana, sulla stampa periodica. Un altro studio fondamentale, io ne ho accennato, è nell'internet sfera, nel mondo virtuale. Ecco. Tutti studi che sono assolutamente da farsi, di cui credo sentiamo un po' la mancanza. Ciò detto, pur in assenza di questi studi, nonostante qualche mio approfondimento nelle pagine di questo volume, credo che edulcorazione del fascismo, questo mi chiedeva Michela, e deresistenzializzazione, per quanto riguarda gli IMI, sarei cautissimo, nel senso che sono due grandi processi a livello molto generale. Per quanto riguarda gli internati militari è tutto molto più specifico, e andrebbe controllato tema per tema, attore per attore, momento per momento. Però certo, lei ha ragione, è parte del problema. Ecco, sicuramente una deresistenzializzazione di attori che oggi, con un concetto plurale delle resistenze, è chiaro che si finisce a minimizzare le responsabilità del fascismo italiano e non solo quelle del nazismo tedesco. L'altra domanda che mi poneva Cajani, se di fatto esistono due zeitgeist, due spiriti del tempo attuale. Beh, insomma, io spero che gli intellettuali, cioè gli storici di professione, non seguano lo Zeitgeist, direi popolare, però qualche volta ce li rivedo invece, tutti belli incolonnati, alcuni perlomeno, e quindi forse di questo spirito del tempo, che comprende anche l'educazione di cui parlava Pozzani, la trovo molto nell'attività dei giornalisti, ecco, l'attività dei pubblicisti, che hanno tempi diversi dai nostri. Io, per costruire questo libro, ci ho messo qualche tempo. Un giornalista sicuramente avrebbe fatto prima e più leggermente, forse sarebbe stato anche più leggibile. Per quanto riguarda, una parte della vostra attenzione è andata all'attività della commissione italo-tedesca. Devo dire che per me è un punto non secondario, ma è un punto fra i tanti. Non vi presterei un'attenzione generale, non ne farei un discrimine per giudicare questo volume o per giudicare la memoria degli internati, perché obiettivamente, come ha rilevato assai bene Ponzani, pur producendo alcuni materiali di documentazione, è certo che tra i risultati migliori degli anni successivi alla commissione, non della commissione stessa, perché sulla commissione io riprendo il giudizio di Enzo Collotti, non è un giudizio che mi sono inventato io, anche se subito appena uscì su Italia Contemporanea facemmo un forum su quello, ma Enzo Collotti un po' dopo disse esattamente quello che io riprendo e che poi cito, un risultato deludente. Si può discutere che Collotti avesse ragione o torto, ma questo è quello che ha detto il massimo germanista italiano del tempo. Però ripeto,
dei risultati migliori degli anni successivi a quella commissione sono esattamente, come lei ha ricordato, gli studi sulle stragi nazifasciste, non quelli sugli internati militari, per i quali pure gli stessi attori istituzionali politici avevano detto che in particolare era stata convocata la commissione. Cioè, quindi è successo che la commissione ha prodotto cose molto positive su un aspetto che non era quello. In particolare, cito il ministro e cito anche il testo della legge e della norma che la istituisce. Quindi non posso non tener conto che ci sia un aspetto di insoddisfazione, ripeto, non solo mio, ma diffuso tra alcuni esperti. E per quanto riguarda i database prodotti, in realtà più interessante è quello incompleto, come incompleto anche l'altro, ma insomma ad oggi incompleto quello del cosiddetto lessico biografico, cioè dell'anagrafe di tutti gli internati militari. Quello sarebbe molto interessante, però non possiamo non osservare che 10 anni dopo la commissione ancora questo non è completo, il che vuol dire o che la Germania ha finanziato poco o chi lo ha redatto ha avuto molte altre cose più importanti, ma quello completo non è. Per quanto riguarda il dizionario dei caduti, invece è molto semplice. È vero che si confrontano fonti diverse per asseverare se uno è stato internato o meno. Però per quanto riguarda i caduti, badate bene, questo per gli specialisti, questo database che viene prodotto meritoriamente, ma anche se incompleto, non aggiunge molto per quanto riguarda i nominativi ai dati già del Ministero della Difesa. Ora, stiamo parlando adesso del volume pubblicato con la Terza, ma nelle stesse settimane, per un gioco della sorte, è uscito un volume che contiene 3 saggi di Gabriele Bassi, di Filippo Masina e del sottoscritto per la casa editrice Viella, dal titolo Una straziante incertezza. Questa è la copertina, quella di La Terza, la conoscete, in cui noi, con una ricerca limitata nello spazio, cioè ai soli caduti nella Toscana, beh, diciamo così, avendo lavorato molti anni fa, quando ancora il lessico biografico dell'IMI non esisteva, noi abbiamo lavorato su i dati del Ministero della Difesa, che sono identici, per quanto riguarda la Toscana, a quelli prodotti da un lessico ancora, da un database sui caduti ancora incompleto. Quindi, insomma, diciamo così, ci sono delle cose positive fatte, però molte, molte, molte ancora devono essere fatte. E ripeto, il punto della commissione, a mio avviso, è un punto del tutto importante, ma secondario, perché qui stiamo parlando di quello che fanno gli italiani, non di quello che fa la Germania, di quello che fanno gli italiani con i fondi tedeschi. Io trovo non molto positivo che cose positive in Italia vengano fatte con fondi di un altro paese. Chi mi conosce non pensa che io sia un nazionalista, sa che non sono un nazionalista, però insomma, ecco. Allora, chiudo qui. Gli attori della memoria sono tanti. Gli attori, per esempio, a quelli ricordati da Cajani, storici, associazioni e politici, non si può non aggiungere, ad esempio, gli stati, nel caso della Germania, le forze armate, cioè le istituzioni in generale, e la stessa memorialistica che cambia nel tempo. Ma l'elencazione potrebbe essere: gli attori sono molti, e in molti di questi attori io ho riscontrato che c'è un cambiamento, come ha detto bene Cajani, di paradigma, e come Ponzani ricordava, un cambiamento che innova rispetto a quello che si diceva alcuni decenni fa. Se con questo ho tentato di portare un elemento di discussione sul dibattito generale, sulla memoria della resistenza in generale, sulla memoria che gli italiani hanno della storia contemporanea, da una tesserina molto piccola, anche se molto dolorosa per i parenti di questi 100.000 che sono rimasti nei campi, mi reputo soddisfatto. Aggiungo un'altra cosa enorme, che io trovo enorme, che ancora non è stata studiata. Noi ancora stiamo molto lavorando solo sulle memorie scritte, sulla memorialistica degli ufficiali.
E invece abbiamo gli studi storici italiani e la memoria pubblica italiana completamente dimenticato i lavoratori, cioè i soldati, i sottufficiali e una parte degli ufficiali che poi furono costretti a lavorare. Di questo si è completamente perso memoria pubblica e questo fa problema, perché anche loro nei loro luoghi di lavoro potevano e hanno commesso singoli atti di resistenza, anche minimi, che potevano far loro rischiare la vita. Ecco, questo è un tema che il pur pregevole volume di Habermas completamente pretermette, ignora, aspettandosi che gli operai, gli internati ridotti a lavoratori, facessero opposizione pubblica, forse sventolando bandiere rosse nelle fabbriche tedesche. Mi sembra difficile. E poiché lei non vede questo, dice non hanno fatto resistenza. Io credo invece che questo sarebbe un enorme punto da studiare e mi auguro che possa essere studiato. Grazie di nuovo per la. Grazie a te Nicola. Nel frattempo sono arrivate anche due domande dal nostro pubblico. Io, guarda, te le leggerei entrambe perché vedo che insomma, siamo andate abbastanza avanti, quindi dovremo poi avviarci rapidamente alla conclusione. Una domanda viene da Edoardo Grassia, che scrive: l'appartenenza alle diverse forze armate ha inciso, secondo voi, sulle singole storie degli IMI? A partire dal momento del disarmo, e poi una riflessione, una domanda mi sembra di Marta Caglioni che scrive: Buonasera, premetto che sto preparando la mia tesi triennale sugli IMI. Qualcuno si interessa. Mi sono ritrovato a pensare se lo spazio che viene dato alla figura degli IMI sia, mi permettete il termine, dare il contentino. Perciò se ne parla sì, soprattutto per coloro che studiano l'argomento, ma poi concretamente chi ne parla, quindi torna un po' al discorso che aveva affrontato e lanciato Luigi, chi ne parla, se non avessi avuto un docente che ne ha parlato, come avrei potuto conoscere anche questa parte di storia? Questi sono, diciamo, i messaggi, le domande che ci sono arrivate dal pubblico, quindi ve le sottopongo a tutti e tre, non solo in primis l'autore, ma anche Michele e anche Luigi. Prego. Io molto rapidamente, così non parlo io per ultimo, e ritengo ovviamente che la diversità delle forze armate ha avuto un effetto nella diversità del comportamento nei campi, in prigionia, nei campi, eccetera. Ovviamente è uno degli elementi delle tante differenze, la principale delle quali è ufficiali, uomini di truppa, ma certamente anche avere una diversa preparazione, una diversa formazione ed essere stati presi in quanto appartenenti a forze armate diverse in diverse situazioni, certamente ha cambiato. Faccio un esempio: essere presi dopo Cefalonia come soldati o essere presi come marinai a Bordeaux, evidentemente fa una grande differenza di preparazione. Per quanto riguarda la seconda osservazione, il punto, ripeto, è: noi non possiamo oggi chiederci, perché non abbiamo dati precisi su quanto si parla e chi, però possiamo invece parlare di chi parla, questo sì, quanto si parla, fare un indice della memoria, anche ammesso sia possibile, quantificabile, a oggi non lo possiamo fare, che ci mancano strumenti scientifici. Possiamo prendere un indice: quanti volumi di memoria sono stati pubblicati, quanti saggi sono stati pubblicati, quanti articoli, giornali o quanti film, e vedere come si muovono questi indici, se vogliamo fare un esame quantitativo. Però ci fermiamo lì. Ecco, non, e quindi è giusto che continuare a studiare, e mi congratulo che ci sia qualcuno che faccia tesi triennali, magistrali o di dottorato su questo tema. Grazie Nicola, non so se Michela, Luigi vogliono anche loro aggiungere Sì, qualcosa. Prego. volevo aggiungere qualcosa rispetto alla seconda domanda che è arrivata, questa
studentessa alle prese con la tesi triennale che dice: ma insomma, parlare dell'IMI è dare un po' il contentino? Purtroppo dobbiamo dire di sì, nel senso che per quanto riguarda, per esempio, penso al racconto televisivo, al racconto che la televisione attraverso dei programmi culturali più o meno approfonditi, attraverso talk show, attraverso dibattiti anche televisivi, ha dato è proprio questo, cioè la vicenda degli IMI viene ricordata semplicemente perché va di moda ormai parlarne, non si può non parlare della vicenda degli internati militari, ma lo fa sempre in maniera slegata dalla resistenza, dall'idea che gli internati militari siano stati parte attiva della resistenza. In questo sono molto d'accordo con quello che ha detto Nicola rispetto alla necessità un giorno, se poi sarà possibile rispetto alle forze di ciascuno di noi, fare un lavoro veramente di ricerca, di scavo negli archivi audiovisivi per cercare di studiare come il racconto della televisione pubblica, che poi riceve direttamente quelle che sono i desiderata della politica e le indicazioni anche della politica, e segue di più gli umori di un certo dibattito politico, ha teso a rappresentare non solo la vicenda degli IMI, ma tutte le forme di resistenza, perché mi sembra che se guardiamo ad alcuni programmi che sono andati in onda recentemente, penso per esempio alla raccolta di interviste di Gad Lerner promossa anche dall'ANPI Nazionale lo scorso anno, in cui appunto il famoso giornalista tornava ad intervistare gli ultimi testimoni, no, della resistenza, anche riservando una parte agli internati militari. Non si fossero fatti molti passi avanti, per esempio, anche rispetto al racconto delle forme di resistenza all'interno dei luoghi di lavoro, delle fabbriche di cui diceva Nicola. Mi sembra che sia ancora molto in alto mare, ecco, il racconto televisivo e la visione che si ha di certi fenomeni. Quindi sarebbe assolutamente auspicabile fare questo lavoro di ricerca. Ma anch'io vorrei fare un'osservazione sulla seconda domanda, appunto quando la studentessa dice se non ci fosse stato un professore che me ne aveva parlato, non avrei saputo nulla. Collegando questo a quanto osservava Filippo a proposito di questa discrasia fra il gran numero di memorie, ancorché bisognerebbe vedere la loro circolazione, perché spesso rimangono in ambiti molto limitati, locali, e appunto l'assenza che a me sembra chiara di una memoria pubblica dell'internamento. E potrebbe essere interessante anche appunto in un contesto di riflessione sulle forme di public history che fosse appoggiato su una ricerca sistematica, vedere come una serie di eventi della Seconda Guerra Mondiale o appunto anche subito prima della guerra d'Etiopia sono presenti nel dibattito pubblico. Le fonti secondo me ci sono perché sì, naturalmente può essere interessante fare un'indagine sociologica, ma basta seguire soprattutto i giornali mainstream e anche alcune trasmissioni televisive o alcune trasmissioni radiofoniche per vedere quanto effettivamente si parli. Pensate a quanto sono forti le polemiche su una serie di vicende, come appunto non soltanto le foibe, ma anche il giorno della memoria, e anche l'uso di gas in Etiopia, e vedere come invece altri aspetti siano marginalizzati. Quindi io credo che andare avanti in questa direzione, non fermarsi soltanto allo studio delle manifestazioni istituzionali, che sono molto forti, sia interessante. Concludo con un'osservazione tratta dall'esperienza francese, che in questo caso fa riferimento soltanto alle celebrazioni e alle commemorazioni, perché in Francia, come in molti altri paesi, compresa l'Italia, c'è da alcuni anni, direi 2 o 3 decenni, un'inflazione di giornate commemorative e celebrative, e poi si tira fuori il calendario civile italiano, europeo e così via. Insomma, è una specie di inflazione della memoria dall'alto, della memoria istituzionalizzata, no? Che spesso invece non corrisponde con la memoria
o il discorso pubblico veramente vissuto dal basso. Allora, a un certo punto, visto che poi in Francia c'era un grosso dibattito sull'opportunità di leggi sulla memoria, venne fatta una commissione parlamentare che intervistò, fra l'altro, giornalisti, docenti di storia, filosofi e così via, e giunse alla conclusione che tutte le osservazioni mostravano che, a parte due date, cioè il 14 luglio e l'11 novembre, tutte le altre celebrazioni o commemorazioni non avevano nessun effetto sul dibattito pubblico, non coinvolgevano nessuno e così via. E quindi si venne a dire: beh, smettiamola, che tanto non serve a niente, anzi, diventano queste celebrazioni e queste commemorazioni uno strumento di lotta politica. E poi purtroppo hanno continuato a fare di leggi sulla memoria e così via. Però questa osservazione che ti dice: guardate, tutta questa inflazione di giornate e così via, in realtà non serve assolutamente a nulla dal punto di vista dell'opinione pubblica, ma è soltanto un gioco, un rapporto di forza fra gruppi politici o gruppi di interesse. Secondo me dovrebbe un po' guidare non soltanto un impegno politico, ma anche una ricerca storiografica e sociologica. Grazie, grazie Luigi, ma grazie veramente a tutti, a Michela, a Nicola per il suo libro e per la discussione. Credo sia stata una discussione molto interessante, molto ricca, piena di spunti, e quindi io vi ringrazio a nome dell'Istituto Parri sentitamente per questo nostro incontro di stasera. E nel salutare anche chi ci sta ascoltando, ricordo che il prossimo appuntamento dei Giovedì del Parri sarà il 19 maggio e presenteremo il libro di Silvana Patriarca, Il colore della Repubblica, un'altra opera importante e di grande interesse. Di nuovo, grazie a tutti e buona serata a tutti e a presto.